Marco da Monteprioli, direttore generale dell'ASL 1 Imperiese, ben arrivato con noi in momenti sicuramente molto, molto pesanti sul piano lavorativo, riunioni una dietro l'altra, momenti di lavoro uno dietro l'altro. Grazie innanzitutto per aver trovato qualche minuto da dedicarci in questo momento. Grazie a voi per l'opportunità. Direttore, sono passati praticamente, diciamo, 2 mesi, un poco meno per quanto riguarda la nostra zona, però praticamente da fine febbraio si parla molto seriamente di questa emergenza sanitaria. Innanzitutto facciamo un po' il punto della situazione. Sono cambiate tante cose dall'ultima volta in cui abbiamo realizzato un'intervista con lei. L'ospedale di Sanremo è diventato Covid Hospital. Ci sono state tante, tante cose che sono successe. Adesso non dico che si incomincia a vedere la luce, perché quella è un'altra cosa, però anche solo il fatto che il Presidente del Consiglio nelle ultime ore ha confermato che il 4 di maggio molte aziende torneranno a lavoro è un dato che ci fa ben sperare. Assolutamente, diciamo che tutti gli indicatori che monitoriamo quotidianamente sono in miglioramento, quindi stanno diminuendo sia i contatti che i casi che seguiamo sul territorio, ma in particolare anche i casi che stiamo seguendo, quindi i posti letto occupati in ospedale. Da ieri a oggi l'unico dato che rimane costante è quello della terapia intensiva, che però ha avuto una netta diminuzione nei giorni scorsi, quindi direi la situazione è in netto miglioramento. È chiaro che siamo legati poi anche a quello che vorrà dire riaprire, quindi riapriremo, ma dobbiamo stare ben attenti a rispettare alcune regole, quali possono essere la distanza sociale, ma in particolare, ad esempio, l'igiene delle mani, che ci deve consentire di far sì che la riapertura non abbia poi conseguenze verso quelle persone che proprio grazie all'isolamento in questo periodo non hanno contratto il virus. Quindi nel momento in cui dovessimo riaprire e riapriremo, e spero che questa riapertura sia utile per tutti, insomma, bisogna stare attenti a comunque rispettare le regole per evitare di ricadere di nuovo nella stessa situazione. Nei giorni scorsi il sindaco di Sanremo ha sottolineato il fatto di voler incontrare lei e l'assessore alla sanità regionale Sonia Viale per capire quello che sarà il futuro dell'ospedale Matuziano, che al momento è un Covid hospital. Ecco, c'è già qualche idea in mente per quello che accadrà nei prossimi mesi? Ma allora, noi adesso stiamo chiaramente ragionando già sulla riapertura che dovrebbe, speriamo, riportare nel vecchio assetto che vedeva l'ASL 1 Imperiese, quindi con i servizi che erano presenti negli ospedali pienamente riattivati. È chiaro che bisogna arrivare a quel momento, essendo certi che non servano più i posti letto per il Covid, quindi saremo ben lieti di parlare sia col sindaco che con gli altri sindaci, che con chiunque abbia, diciamo, necessità di capire anche nei confronti dei cittadini quale sarà il futuro. Per adesso diciamo che fino al 4 maggio abbiamo precise indicazioni, anche in sintonia con l'ISA e con la Regione, di mantenere un numero di posti letto Covid che è di circa 130, oltre a 16 posti letto di terapia intensiva, proprio per permettere di vivere con una certa tranquillità dal punto di vista della risposta che dobbiamo dare in qualsiasi situazione ai nostri cittadini. Questi numeri, quindi 130 letti di malattie infettive, diciamo così, di assistenza Covid e i 16 letti di terapia intensiva, potranno essere rimodulati dopo il 3 di maggio, proprio anche sulla base di quella che sarà l'evoluzione dei numeri e dell'epidemia in atto. In questi 2 mesi abbiamo visto tante situazioni, abbiamo visto molte donazioni all'ospedale, più che all'ospedale, all'ASL, che poi naturalmente ha dirottato all'ospedale di Sanremo in particolare, che appunto è il Covid Hospital. Quali sono, se ci sono in questo momento ancora criticità su, ad esempio, fornitura di DPI, di respiratori e di quant'altro all'ospedale Covid di Sanremo?
Allora, per fortuna dal punto di vista dei respiratori e delle attrezzature siamo messi bene, diciamo, quindi anche grazie alle donazioni e grazie alle forniture siamo riusciti ad attrezzare tutti i posti di letto di terapia intensiva, in particolare con respiratori monitor, anche se per fortuna non abbiamo mai raggiunto il massimo della capacità di risposta in terapia intensiva che avevamo predisposto. Quindi noi abbiamo predisposto una risposta fino a 30 letti di terapia intensiva, ma a 27 letti per fortuna ci siamo fermati come picco di epidemia. Naturalmente eravamo pronti anche ad andare oltre i 30, però non abbiamo raggiunto neanche il massimo della capacità. Grazie alle donazioni e grazie alle forniture siamo riusciti a tenere botta, come si dice, all'emergenza. Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale, a fronte poi di qualche momento critico, che però per fortuna non ha mai visto l'assenza di questi preziosi strumenti, adesso tramite le forniture regionali di protezione civile e le donazioni anche in termini numerici che sono state fatte, abbiamo una dotazione che ci permette di avere un minimo di autonomia e di tranquillità davanti a noi. Devo dire che però, insomma, ha fatto veramente piacere questo movimento di tutta la società, sia stata da privati cittadini singoli a associazioni, a istituzioni, a imprese che comunque in un momento difficile come questo hanno dimostrato tutta la loro vicinanza agli operatori del servizio sanitario per aiutarci ad affrontare questo problema. Colgo l'occasione, come faccio sempre, di ringraziare sempre tutti i nostri operatori, in particolare medici, infermieri, tecnici, amministrativi, insomma tutti coloro che ci hanno aiutato e ci stanno aiutando e danno assistenza ai nostri cittadini per superare questo momento veramente difficile. E a proposito degli operatori sanitari, abbiamo sentito sia a livello locale, ma soprattutto a livello nazionale, delle problematiche che si sono registrate per il problema del contagio proprio degli operatori sanitari per il Covid-19. E purtroppo abbiamo anche dovuto registrare a livello nazionale dei medici che sono morti. Ecco, lei nel corso di questi 2 mesi ha e ancora adesso il timore di non poter supportare i malati proprio per i problemi di assenza di qualche operatore sanitario, medico, infermiere, OS, per questa problematica? Ma allora, per adesso anche qui stiamo reggendo, quindi è chiaro che viviamo in un momento in cui, oltre a quella che può essere la malattia dovuta al contagio o malattia non dovuta al contagio, esiste anche un problema chiaramente di stress, quindi tutte le persone che hanno lavorato fino adesso nei reparti di assistenza Covid hanno necessità anche di avere un minimo di riposo e devo dire che per fortuna già un emipiano del Borea, quindi 18 posti letto del Borea, proprio in conseguenza alla diminuzione dei posti letto ospedalieri, li abbiamo chiusi e quindi cominciamo ad avere un po' di possibilità in più di far riposare il nostro personale. Chiaramente siamo sempre in un momento di criticità, ma con questo non voglio dire che stiamo ritornando nella piena operatività o nella piena normalità, però l'andamento ci può consentire di avere questo minimo di possibilità. È chiaro che, per esempio, stiamo affrontando anche la criticità legata alle case di riposo, quindi ben venga il fatto che oltre al personale dell'ASL ci sia stata la possibilità di avere personale dell'esercito e personale della protezione civile. In particolare per il personale dell'esercito mi permetto di ringraziare il generale della CICO dell'esercito e il comandante Rondinini della Marina, che insomma ci hanno permesso di affrontare questa criticità attraverso l'impiego di 10 infermieri militari. Devo dire che insomma con tutte queste forze in campo per adesso ce la stiamo facendo e contiamo di farcela fino alla fine dell'emergenza.
Lei ha parlato poco fa, anzi l'ho imbeccata io con la mia domanda, sulle donazioni, sugli aiuti che sono arrivati, sia per le mascherine, per i guanti, per tutti i dispositivi di protezione individuale, per il respiratore. Addirittura abbiamo parlato nel corso di questi 2 mesi di quelle maschere da sub che sono servite anche per far respirare chi era malato di Covid-19. Possiamo fare un numero, se lo sa, naturalmente ipotetico o quantomeno il più vicino possibile, di quante donazioni sono state fatte in denaro? Perché si è veramente parlato di donazioni molto molto elevate del cuore grande, non solo degli imperiesi, ma di tutta Italia. Ma guardi, noi siamo quasi a 675 mila euro di donazioni nei confronti della Zona Imperiese, quindi direi una cifra importantissima, tralasciando poi quelle donazioni che sono state fatte direttamente in materiale, no? Quindi come diceva lei, donazioni di mascherine, piuttosto che maschere respiratorie, piuttosto che banalmente chi si è impegnato nel progettare gli attacchi per le maschere. Che sono stati fatti per mettere l'allaccio ai nostri impianti, e il progetto non ci è stato fatto pagare, tanto per dire. Quindi, diciamo, dalle massime professionalità alla donazione delle 30 mascherine, direi che è stato veramente un bellissimo movimento che si è creato intorno al servizio sanitario. Lei è sempre impegnato, naturalmente, oltre che nel suo lavoro, diciamo così, normale di direttore generale, in tantissime riunioni. Infatti, questa intervista l'abbiamo incastrata proprio in mezzo ad alcune sue riunioni. Ecco, cosa le dicono i medici? C'è fiducia? Che poi è un po' quello che vuole sapere la gente, naturalmente. C'è fiducia nelle prossime settimane? Perché i numeri che vediamo noi sono di calo. Noi parliamo in questo momento di ASL 1 Imperiese, cioè di provincia d'Imperia. In generale, in Liguria stanno calando i contagi, e questa è una cosa positiva. In provincia d'Imperia stanno calando i contagi, è un'altra cosa positiva. Calano anche, se comunque noi sottolineiamo sempre che anche solo un morto è una cosa negativa, però sicuramente è positivo il fatto che calino anche i decessi. Insomma, cosa dicono i medici, gli esperti del settore per le prossime settimane? Gli esperti del settore per fortuna ci stanno confortando in questo percorso, quindi dagli epidemiologi ai medici, agli infettivologi, a tutte le figure professionali che stanno lavorando, ai rianimatori, agli anestesisti, dicono che chiaramente è un momento di discesa del contagio. Come dicevo all'inizio, il problema sarà proprio legato al fatto che il rispetto delle regole di contenimento della diffusione anche dopo il 3 di maggio consentano di evitare che si riprenda con una diffusione del virus, perché finché non sarà disponibile un vaccino o una terapia, diciamo, ad hoc per questo tipo di problema, il contagio è l'elemento più pericoloso che si possa avere nel futuro. Voglio anche fare una precisazione, però mi ha dato uno spunto. Nei giorni scorsi ho rilevato su alcuni articoli che si parlava di una mortalità della provincia di Imperia del 175%, quindi assolutamente anomala rispetto al resto della regione, che si attestava sempre per lo stesso comunicato dell'Istat al 50%. Purtroppo quel dato non rispecchia assolutamente la realtà, facendo un'analisi anche insieme diciamo a persone di Istat, ma facendo un'analisi su quello che era la fonte di questi dati, erano dati relativi solo ad alcuni comuni della provincia di Imperia. In provincia di Imperia, in questa analisi, venivano compresi 6 comuni, tra cui Imperia, che ahimè è il comune che sta pagando il prezzo più caro in termini di contagio. Ed è chiaro che invece in altre province venivano compresi comuni dove c'era molto meno incidenza diciamo, c'era molto meno incidenza dei decessi. Quindi anche i dati che noi leggiamo, che vediamo a fronte di alcuni comunicati, andrebbero sempre valutati per quello che è la fonte. Un conto è se c'è la fonte a livello regionale, quindi c'è un'uniformità di raccolta, ma a volte anche i dati che vediamo a livello nazionale non sono così, non rispecchiano così la realtà. Quindi, voglio tranquillizzare tutti, nel senso che nella gravità della situazione, e mi associo oltretutto per quello che diceva lei, insomma, a tutti i decessi, a tutti i parenti purtroppo
dei nostri concittadini che sono mancati in questa pandemia, però diciamo che dal punto di vista proprio di incidenza della malattia la provincia di Imperia è sicuramente una delle più colpite a livello regionale, ma non è così, come, così drammatica la situazione come è apparsa in quella statistica Istat. Sì, anche se c'è da dire, e questo lo voglio sottolineare personalmente, che abbiamo tutti leggiamo i numeri. Noi chiaramente come giornalisti siamo anche un po' legati purtroppo a questi numeri e abbiamo notato chiaramente che la provincia di Imperia, che di fatto raggruppa 220.000 abitanti, a livello di contagi è in proporzione risultata tra quelle in Liguria con il numero maggiore, forse dettato anche dall'età avanzata del cittadino imperiese. Ma guardi, più che l'età, la stratificazione per età è più o meno simile a tutto il resto della regione Liguria, quindi diciamo che siamo molto più critici rispetto al resto d'Italia, avendo una percentuale di oltre 65 anni che supera abbondantemente il 25%. Però non siamo molto distanti da quella che è la stratificazione rispetto alle altre province liguri. Il problema è chiaramente in una situazione come questa, diciamo lo sviluppo che c'è stato nella settimana dal 23 febbraio ai primi giorni di marzo, che sono state quelle più critiche. Noi abbiamo avuto purtroppo un paio di focolai abbastanza consistenti su Imperia e su Sanremo. Per fortuna il distretto di Ventimiglia è rimasto abbastanza fuori, diciamo, dai grandi numeri, mentre altre province liguri hanno avuto la fortuna di non avere quello che è stato il problema principale, che sono stati gli accessi dalla Piemonte e dalla Lombardia, senza, come dire, colpevolizzare nessun piemontese, nessun lombardo, non voglio dire quello, però chiaramente abbiamo pagato lo scotto di avere un po' di accessi di persone che purtroppo magari erano contagiate in un periodo in cui mancavano ancora i sintomi, e questo ha inciso di più sulla provincia di Imperia rispetto alle altre province liguri. Un'ultima domanda, si è parlato anche molto della pandemia a livello di provincia di Imperia, più particolarmente della città di Sanremo, in riguardo, dicevo appunto, alla manifestazione Festival di Sanremo che si è svolta a febbraio. Alcuni hanno anche supposto il fatto che molte persone arrivate a Sanremo dal nord Italia, tra cui probabilmente anche da quei luoghi ben conosciuti come le zone a maggior rischio inizialmente nella pandemia in Italia, addirittura due esponenti politici sanremesi hanno denunciato per epidemia colposa il Premier Conte. Ecco, secondo lei effettivamente può essere successa una cosa del genere? Ma bisognerebbe analizzare la composizione, come dire, per residenza di tutte le serate del festival, che cosa abbastanza difficile. Non credo ci possa essere una diretta corrispondenza, perché, come le dicevo, la zona della provincia di Imperia più colpita è la zona dell'Imperiese, non è la zona di Sanremo, proprio per numeri e per incidenza di casi in rapporto alla popolazione residente. Ora è chiaro che però stiamo parlando di manifestazioni che vedono una grossa mobilità, quindi non è da dire che al Festival di Sanremo ci siano solo i sanremesi, no? Anche a livello provinciale. Ora, fare analisi di questo tipo, secondo me, almeno dal mio punto di vista, con i dati che io ho a disposizione, diventa veramente difficile. Per quello che è la nostra esperienza fino ad ora, siamo riusciti a individuare una relazione tra i primi focolai e la diffusione della malattia, quello sì. Credo che analisi più approfondite potranno essere fatte solo alla fine della pandemia, per capire un po' meglio i flussi, anche se purtroppo, come tutte le pandemie, inizialmente si riescono, come dicono gli esperti, a ricostruire i link epidemiologici, quindi capire qual è stato il paziente 0, il paziente 1 o i primi pazienti che hanno causato il problema, ma oltre una certa diffusione diventa veramente impossibile, ma veramente impossibile riuscire a ricostruire la provenienza. Quindi io dico,
Può essere tranquillamente il Festival di Sanremo, ma può essere anche la festa di paese fatta in qualsiasi zona dove il contatto tra 20 o 30 persone ha causato il problema. Bene, a questo punto direi che possiamo terminare, la ringraziamo e l'ultima cosa, affrontiamo il mese di maggio con maggior serenità dopo questi 2 mesi terribili? Assolutamente sì, sarà comunque un mese impegnativo perché la riapertura graduale di tutti i servizi, compresi quelli sanitari, compresa anche, come si diceva all'inizio, la riallocazione dei servizi all'interno degli ospedali, all'interno del territorio, sarà un lavoro molto impegnativo. Quindi non ci fermiamo, vogliamo ritornare anche noi come servizio sanitario il prima possibile alla normalità. Chiaramente senza dimenticare che dobbiamo essere sempre, sempre pronti a rispondere a qualsiasi evenienza.